Il brano del Vangelo di oggi è un'amara considerazione di Gesù, che si rende conto che pur inviando Dio i suoi messaggeri, e il messaggero per eccellenza è il suo figlio, il più delle volte l'uomo li respinge, invocando mille pretesti, spesso contraddittori. È difficile entrare nel gioco di Dio, è difficile entrare in questa danza, in questa musica che è la musica dei cieli. È difficile comprenderlo, il Signore, se non ci si lascia stupire dalla sua presenza, dalla sua sapienza, se non ci si lascia coinvolgere dalla sua persona. Le nostre vite sono spesso frantumate in mille situazioni, in mille esperienze, e questo ci impedisce di guardare la realtà con semplicità, di accogliere l'altro per quello che è. Figuriamoci se siamo in grado di accogliere il Signore della nostra vita, colui che viene ad annunciare il regno di Dio, colui che viene ad annunciare la buona notizia della vicinanza di Dio all'uomo, all'umanità. Eppure siamo costantemente invitati dal Signore a entrare nella sua logica, ad accogliere questo invito. Dobbiamo quindi chiedere al Signore di renderci attenti ai suoi richiami, di riuscire a riconoscere la sua venuta in mezzo a noi e di metterlo al centro della nostra vita, di metterci alla sua sequela, di diventare suoi discepoli per accogliere la grazia dello Spirito e per accogliere la sua sapienza, la sua vita stessa in noi.